mossa alla Corte dei Conti. Giudici contabili stanno tentando di fare piena luce sulla vicenda delle assunzioni irregolari alla SIA, l'azienda partecipata del Comune di Napoli che si occupa di raccolta e smaltimento dei rifiuti urbani. Sotto inchiesta il sindaco, vice sindaco, presidente ed ex presidente della partecipata di Palazzo San Giacomo e qualche altro ex della Giunta De Magistris, accusati di aver fatto transitare in un ente pubblico lavoratori provenienti dal privato in violazione delle normative che gestiscono il settore. Bocciato Beppe Grillo, se Berlusconi è uno psiconano, lui sicuramente è uno psiconulla, corto da turbe maniacali che fanno dell'onnipotenza elettorale la frustrazione più deprimente. Ma tra Grillo e Fico, le cose dette, ridette, poi smentite e cancellate dal comprendonio comune si ripetono all'infinito, tramutandosi in puffio o in gargamella a secondo di come gira la brezza in quel di Genova.